Io volevo ringraziare intanto appunto chi ha organizzato, anche Nuzia Spiccia, che oggi ha avuto un contrattempo e quindi non è presente, tutti voi che siete venuti, però soprattutto appunto chi ha organizzato, perché è importante. È importante parlare di open access in Italia. Devo dire che io mi occupo di queste cose da tanti anni, trovare persone illuminate come Francesco è raro, è raro. Di solito c'è più una sorta di paura o una sorta di quello che io chiamo il terrore della valutazione che l'ambo incute in tutti noi. Quindi è difficile veramente trovare professori e docenti universitari che siano aperti come Francesco. Potrei parlarvi di queste cose, purtroppo chi mi conosce lo sa, per ore. Quindi a un certo punto abbattetemi e dite ok, è finita e va bene. Quindi intanto scusatemi, ma adesso si è deciso a farlo vedere bene. Qualche messaggino proprio molto breve da portarsi a casa prima che io venga appunto abbattuta. Il fatto che, come ricordava Francesco adesso, l'open access è un'opportunità, non è una minaccia. Quindi chi lo vive come minaccia, secondo me, in questo momento non sa cosa si perde, mettiamola così. Il valore dell'apertura è fondamentale, quel faccino che non so se si vede bene nella slide, che metto in tutte le mie presentazioni, in tutti i miei seminari, è Tim Berners-Lee. Quando lui creò il protocollo HTTP al CERN di Ginevra, dove lavorava, l'aveva creato come un protocollo chiuso per lo scambio interno di documenti al CERN. Se fosse rimasto così, la nostra vita sarebbe diversa. Quindi il valore dell'apertura sta nel suo potenziale, cioè in quello che possono fare anche gli altri con quello che io produco. L'open access e l'open science, perché vediamo fra un attimo che oramai dobbiamo parlare di open science e non più di open access, sono solo degli strumenti. Questo forse è anche un dato che può contribuire a quell'accelerazione di cui parlava Francesco, cioè sono strumenti. Non è che una volta raggiunto l'open access, bene, siamo felici. L'open access è un mezzo, quindi cerchiamo anche di ragionare in quest'ottica. Perché? Perché l'open science, e lo vedremo poi nelle parole del commissario Moedas, serve per l'innovazione. Quindi c'è il discorso etico che faceva Francesco prima, cioè sono ricerche pubbliche, quindi è giusto che siano pubblicamente disponibili. Ma c'è anche un risvolto molto pratico e cui la Commissione europea non a caso tiene molto, cioè il fatto che serva per l'innovazione, serve per le piccole e medie imprese e quindi ha anche un'utilità molto, molto pratica. Poi, perché abbiamo intitolato questo libro Fare Open Access? E mi fa piacere che Francesco l'abbia trovato utile, perché l'idea era proprio quella di fare un manuale, cioè spiegare come si fa a fare open access. In Italia, tra tutti i paesi del mondo, sembra che sia un ostacolo insormontabile, sembra che sia difficilissimo, che ci siano mille ostacoli. In realtà è molto semplice, si fa molto in fretta a farlo e quindi è tutta una questione di buona volontà. Perché vi ho messo questa foto? Ah, i giuristi non si preoccupino perché le foto sono tutte mie, quindi non ci sono problemi di diritti. Questa foto è di un pub di Dublino. Non ci sono stranieri, solo amici che non avete ancora incontrato. E perché il problema vero è che in Italia, secondo me, l'open access è ancora un concetto poco, poco conosciuto. Oppure conosciuto per via di fraintendimenti, di falsi miti, di leggende metropolitane. E questa è un'altra slide che io uso sempre nelle mie presentazioni. Siamo in questa situazione qui. Cioè, secondo me, ci stiamo ostinando a far andare un carretto con le ruote quadrate, quando invece ci sarebbe la soluzione, che è la ruota rotonda, e che però... No, siamo troppo occupati, siamo troppo occupati a stare dietro all'ANVUR per pensare all'open access. L'open access ha alcuni pilastri, qualcuno lo ricordava prima anche Francesco, comunque il primo è che la conoscenza sia un bene comune, credo che possiamo essere tutti d'accordo, il fatto che la comunicazione scientifica sia una grande conversazione, quindi come tutte le conversazioni più è aperta e più è ricca, e poi appunto il principio che ricordava Francesco, che è il principio anche su cui si basa per esempio il nostro regolamento open access all'Università di Torino, ma anche tutte le politiche degli enti di ricerca nel mondo, cioè che i risultati delle ricerche finanziate con i fondi pubblici devono essere pubblicamente disponibili. L'open access, secondo me, e l'open science portano in sé anche un altro grande valore, che è quello della trasparenza, che è un valore aggiunto però enorme, perché se noi pensiamo, noi siamo un paese, l'Italia purtroppo, in cui la parola accountability
non va molto di moda. Però se io dovessi rendicontare quanto ho pubblicato in base a quanto ho ricevuto, qui lo strumento ce l'ho, perché è tutto pubblico, è tutto sotto gli occhi di tutti, per cui io ho ricevuto tanti fondi e tanto ho pubblicato. C'è anche un altro aspetto che si sta come dire, sviluppando in questi ultimi anni, che è legato al tema degli open data, e quindi c'è anche l'aspetto di trasparenza rispetto alle pubblicazioni, cioè io pubblico anche i dati su cui ho costruito la mia pubblicazione, che serve evitare frodi, serve evitare manipolazioni, serve evitare tutta una serie. Quindi è un concetto di trasparenza molto allargato che personalmente apprezzo molto. Uno dirà, perché dobbiamo andare verso un altro sistema? Francesco parlava di transizione, vuol dire che allora il sistema attuale non ci va bene? Non è un caso se ho messo questo specchio rotto che sta alla Galleria d'Arte Moderna di Roma. Il sistema attuale, lo vedete qua, io non ve lo traduco perché tradurlo in italiano è una parola brutta, ma insomma diciamo che è compromesso. Questo è uno studio molto recente, mi pare di febbraio di quest'anno. Proprio perché questo sistema di comunicazione scientifica che ha, come dire, portato alla competizione sfrenata, porta anche alla frode, porta a quella che chiamano scientific misconduct, quindi al fatto pur di pubblicare si fa qualsiasi cosa, e quindi appunto il sistema è un pelino compromesso. Dal punto di vista, per esempio, delle pubblicazioni, i tempi medi sono da 9 a 18 mesi. Ha senso, nell'era di internet, 9 o 18 mesi per una pubblicazione, quando se io in qualsiasi blog post, nel momento in cui faccio un invio, mi vedono in Nuova Zelanda? Secondo me no. E vedremo poi che c'è un esempio dell'utilità dell'open access in situazioni di, per esempio, epidemie tipo Zika. Ha senso se io faccio una scoperta su Zika che venga pubblicata fra 9 mesi? Abbiamo modesta opinione, no. In realtà le riviste scientifiche sono state definite the most profitable obsolete technology in history, quindi la tecnologia più obsoleta ma anche più profitable, quindi quella che dà maggiori guadagni nella storia, perché i guadagni, cioè diciamo i prezzi delle riviste scientifiche negli ultimi 20 anni sono cresciuti del 402% su un lavoro che, ripeto, cioè il lavoro che danno i ricercatori, quindi chi scrive, è un lavoro gratuito. Su questo lavoro gratuito l'editore è Elsevier, che non fa altro che prendere l'articolo e spedirlo al peer reviewer, ma il reviewer non è pagato allo stesso modo dell'editore. L'editore Elsevier, che è un editore privato, guadagna il 38%. Forse non abbiamo mai pensato al fatto che il guadagno dell'editore Elsevier, che è il 38%, se è legittimo perché lui fa bene il suo lavoro, significa che se io pago come Università di Torino 1 milione all'anno di abbonamenti di Elsevier, perché noi come Università di Torino paghiamo 1 milione all'anno di abbonamenti a Elsevier, significa che 380.000 euro di denaro pubblico va a finire nelle tasche degli azionisti privati di Elsevier. Allora, se voi ragionate nei termini, investite in Elsevier, perché comunque un guadagno del 38%. Dal mio punto di vista, essendo anche soldi miei in quanto io pago le tasse, mi dà un pochino fastidio. L'altro problema è che si dice, ma oggi non, questo problema dell'accesso non è così tanto sentito, perché tutte le grandi istituzioni, chiunque faccia ricerca, ha accesso a tutto quello che gli serve. Allora, come si spiega il successo di questo sito? Lo conosci? Io ve lo pronuncio all'italiana perché sennò in Italia è incomprensibile, quindi SciHub. 6 milioni di download al mese. SciHub è il sito pirata messo su dalla ricercatrice dell'Azerbaigian comunque Alexandra Elbakian, che non aveva accesso ai papers, essendo una hacker, è andata a prenderseli nei siti degli editori. Questo sito è pirata, Elsevier l'ha citata in giudizio, lei adesso vive non si sa dove perché se la trovano, 6 milioni di accesso al mese. Secondo me è la prova lampante che non è vero che l'accesso c'è per tutti, perché se no SciHub non lo userebbe nessuno. L'altro problema, vi dicevo prima, quando c'è competizione sfrenata c'è il doping, questo me l'ha insegnato Jean-Claude Guédon, che è stato anche seduto su queste poltrone più di una volta. Quando c'è competizione sfrenata c'è il doping. Questo blog, che si chiama Retraction Watch, se non l'avete mai guardato vi invito ad andarlo a vedere, ogni giorno numerosissime ritrattazioni, la maggior parte
nella maggior parte dei casi per frode, perché i dati sono inventati, perché i dati sono manipolati, perché ne ho tolto un pezzettino perché non faceva comodo, perché pur di pubblicare faccio qualsiasi cosa. L'altro problema qual è? Questo grafico, io sono laureata in lettere quindi a me dice poco, però è abbastanza evidente anche per me. Questa è la correlazione fra il numero di ritrattazioni e l'impact factor della rivista. Più è alto l'impact factor, più ci sono ritrattazioni, perché è evidente che se io devo truccare le carte per pubblicare, lo faccio per pubblicare su Nature, non lo faccio per pubblicare sul bollettino della parrocchia di Canicattì. Quindi questo è anche uno dei motivi per cui il sistema attuale è un pochino compromesso. Ultimo, ma non ultimo, è legato al tema della valutazione. Sì, io dicevo all'inizio, appunto, siamo qui a rincorrere l'ANVUR con le sue regole pazze. Questa legge di Goddard mi sembra particolarmente significativa, cioè nel momento in cui una misura diventa un obiettivo cessa di essere una buona misura. Ogni riferimento all'impact factor, ma anche alle regole dell'ANVUR. Se io pubblico per compiacere le regole dell'ANVUR, quindi la fascia A, quindi eccetera eccetera, ho perso di vista forse quello che è il mio lavoro. C'è tutto il mondo dell'open science, che vi ripeto è una opportunità, a parte il fatto che appunto io mi ci diverto molto. In Europa stiamo parlando di open science da almeno 2 anni, in Italia siamo ancora a chiederci se dobbiamo farlo, come dobbiamo farlo, dobbiamo convincere gli editori, non crediate che la strada che ha scelto Francesco sia una strada facile. Quindi dobbiamo convincere gli editori, siamo ancora a chiederci se dobbiamo farlo. Siamo ancora a dover andare, io l'anno scorso ho girato mezza Italia per fare corsi di formazione, metà dei quali insieme a Simone Riprandi, a spiegare che ci sono 2 modi per fare open access. Uno è pubblicare nelle riviste, ma l'altro è depositare ovunque io abbia pubblicato, e quindi ovunque l'ANVUR vuole che io pubblichi, posso pubblicare lì e poi deposito. Se non posso depositare c'è una deroga, ma ci sono 2 modi per fare open access. Questo in Italia è sconosciuto, mentre all'estero viene oramai ovviamente dato per scontato. Naturalmente poi io manderò a Nunzia e a voi colleghi del Politecnico le slide. Avete questi 3 video che vi invito a guardare perché sono veramente molto belli. Questo è di qualche anno fa e vi spiega come open science significhi mettere a disposizione tutti i passaggi della ricerca, i dati, la peer review, l'articolo finale, qualsiasi cosa. Questo video invece che abbiamo usato anche al Salone del Libro è molto bello, è un laboratorio di neuroscienze in Canada che ogni sera mette a disposizione su internet tutti i dati sulla ricerca sull'Alzheimer e sulle malattie neurodegenerative. Perché? Perché loro sono convinti che se quei dati, invece di vederli 2 occhi, li vedono 1000 occhi, probabilmente la cura si trova prima. Quindi questo video fa capire l'utilità della open science. Questo invece è uscito, credo, 3 giorni fa, ed è un manifesto che viene dal mondo open science dei chiamiamoli paesi in via di sviluppo, America Latina, Asia, ed è il manifesto della Open and Collaborative Science. Quindi hanno aggiunto questa parte sul fatto che sia collaborativa perché hanno una serie di criteri in più dell'open science. Sono 3 video, scusatemi, molto brevi, che veramente secondo me vale la pena di vedere. Questo invece è l'Open Science Monitor della Commissione Europea. La Commissione Europea ha fatto una scelta molto decisa nei confronti dell'accesso aperto. Perché è importante? Perché un altro di quei famosi fraintendimenti che ci sono in Italia è che l'open science sia una cosa diversa. Noi in Italia, secondo me, riusciremo a parlare di open science e a fare documenti di open science senza fare open access. Sono convinta di questo, perché siamo un paese meraviglioso. In realtà, in questo Open Science Monitor si vede benissimo che l'accesso alle pubblicazioni, quindi l'open access, è una fetta dell'open science. È un tassello, ma è un tassello imprescindibile. Se togliete tutta quella fetta lì, la torta rimane un pochino più piccola. Poi vedete che sono open data, open educational resources. Quindi è un tassello, ma è un tassello imprescindibile. Vi dicevo prima che la Commissione Europea ha preso una posizione molto decisa in favore della open science. Perché?
Open Science descrive, va bene, la trasformazione, eccetera, ma serve anche a essere sicuri che la scienza sia al servizio dell'innovazione e della crescita. A questo interessa, cioè questo interessa loro. L'open science, quindi la scienza prodotta con i fondi pubblici, e l'Europa in Horizon 2020 ha messo 80 miliardi di euro, quindi una cifra enorme per finanziare la ricerca, deve servire a far crescere l'Europa, insomma, in sé. Il motto di Horizon 2020 è questo: as open as possible, as close as necessary. Quindi tutto deve essere aperto, chiudiamo solo quello che proprio non si può fare a meno di chiudere, per esempio i dati dei pazienti se non sono anonimizzati, quindi insomma, però la regola dovrebbe essere è tutto aperto, l'eccezione è chiuso. Un'altra cosa che in Italia è praticamente sconosciuta è questa Amsterdam Call for Action on Open Science. L'anno scorso ad Amsterdam c'è stato questo, quando c'era la presidenza olandese, c'è stata questa conferenza bellissima sulla Open Science. Sono stati stilati queste 12 azioni, perché gli olandesi come sempre sono molto pragmatici, quindi non sono 12 principi, sono 12 azioni concrete. Guardate qual è la prima: modificare i criteri di valutazione della ricerca, perché finché non si cambiano quelli, a cascata tutto diventa più difficile. In Italia, se nominate questa cosa qui, io il 30 di maggio ero al Ministero, se nominate l'Amsterdam Call for Action for Open Science, vi guardano come se steste nominando, non lo so, una cosa aliena, quindi nessuno ne sa niente. Un'altra cosa di cui nessuno sa niente, qua scusatemi, questo è sbagliato perché doveva essere qui, è la European Open Science Cloud. La European Open Science Cloud, su cui l'Europa sta investendo milioni di euro, è un ambiente virtuale in cui si incontrerà chi produce i dati, chi produce i servizi sui dati e le imprese che fanno innovazione. Quello che vi ho citato lì, che purtroppo non si vede perché ho stupidamente messo l'altra immagine sopra, scusate, devo tornare indietro. Baron Mons era il capo del comitato che ha fatto lo studio di fattibilità. Perché vi ho citato questo? Perché più o meno lì a metà c'è scritto, io ho sempre pensato, vedete, i ricercatori, i finanziatori della ricerca e gli editori, ho sempre pensato che questo volesse, che pubblicare volesse dire rendere pubblico. L'etimologia, anche in italiano, pubblicare vuol dire rendere pubblico. Si stanno tenendo in ostaggio in un abbraccio mortale, continuando a concepire la comunicazione scientifica, che è il tema del nostro incontro di oggi, come 200 anni fa. È cambiato tutto, ma noi continuiamo a valutare, continuiamo a produrre come 200 anni fa. Forse è il caso di cominciare a pensarci. L'Europa ci sta pensando, perché c'è stato, allora a novembre ci sarà lo stakeholder engagement a Bruxelles, e il 12 di giugno, quindi l'altro ieri, c'è stata a Bruxelles la European Open Science Summit, quindi si è dato l'avvio operativo alla European Open Science Cloud, che si costruirà dal basso, con le comunità. Quindi se conoscete comunità di ricercatori che per esempio adottano uno standard, che per esempio adottano, metteteli in contatto con me, con Baron Mons, che avete visto prima, perché la European Open Science Cloud sta nascendo. Dall'Italia rischiava di non andare nessuno. Alla fine siamo riusciti a far avere al Ministero un invito per il rotto della cuffia. Vedendo in Europa è che per esempio l'Olanda, e sto finendo, l'Olanda ha già un piano nazionale per la Open Science, fantascienza da noi. Quello che sta succedendo appunto è che ci sono strumenti come il text data mining. Se avete voglia, anche questo è un video di pochissimi minuti, guardatevelo. L'utilità del text data mining, quindi di andare a fare scavo nei testi e nei dati, in un caso come Zika. La macchina, il content mine che ha creato Peter Murray Rust, in 30 secondi legge 120 paper. Quindi aiuta estremamente, in modo molto, molto rapido, i ricercatori. Le ricadute del trasferimento tecnologico, c'è qui il mio collega Enrico che si occupa di questo, si occupa di terza missione in università, le ricadute dell'open science sul territorio sono enormi, come potete immaginare.
Sulle piccole e medie imprese si cita sempre questo studio danese, avrebbero immesso sul mercato 2 anni prima i loro prodotti se avessero avuto accesso a quello che viene prodotto in università. L'altra potenzialità enorme è sul creare comunità, quindi sul fare tornare a fare i ricercatori, tornare a creare comunità, tornare a discutere dei risultati della ricerca e non a pubblicare in funzione di quello che dice l'ANVUR. Ci sono poi delle nuove tendenze in atto, per esempio verso i preprints, quindi i preprints sono le bozze, quelle che i fisici hanno sempre utilizzato, si stanno diffondendo in tutte le discipline, agraria, psicologia, ingegneria, sono server di preprint, quindi se pensate ai 9-18 mesi medi di pubblicazione, invece il preprint nel momento in cui è online è visibile e disponibile per tutti. Ci sono delle riviste come Winnover o Faculty of 1000 che pubblicano tutto, anche i preprint. Ti avvisano che è ancora da revisionare e non solo, siete anche invitati a revisionarli, quindi a fare una revisione pubblica. C'è appunto la Open Peer Review, ci sono altre riviste che pubblicano anche le revisioni, perché comunque una revisione è un pezzo di conoscenza. Se l'esperto della materia ha letto quel lavoro, a me piacerebbe sapere poi Francesco, come dire, il giudizio di Francesco su quello che ho scritto io, cioè è stato utile o non è stato utile, cosa posso migliorare. Lui è un esperto, quindi è un pezzo di conoscenza, vale la pena di conoscerlo. Questa rivista, che è Research Ideas and Outcomes, pubblica addirittura i grant di ricerca, cioè le proposte di grant. C'è Zenodo, che credo conosciate, che pubblica i set di dati. Zenodo, se avete bisogno di depositare un set di dati, è il repository di riferimento gestito dal CERN di Ginevra, quindi totalmente affidabile, serve per i dati. C'è il GitHub per il software, c'è MyExperiment per tutto il protocollo dell'esperimento, c'è Figshare per le figure. Un altro dei, come dire, delle famose leggende metropolitane è che si faccia open access sugli academic social media, quindi ResearchGate e Academia.edu. Non è vero, sono due specie proprio diverse e non è un caso che io abbia messo gli squali dell'acquario di Valencia, perché sono due iniziative commerciali. Ne esisteva un terzo che si chiama Mendeley, che 2 anni fa è stato comprato da Elsevier. SSRN, quindi Social Science Research Network, che era un analogo di questo per le scienze sociali, l'anno scorso è stato comprato da Elsevier. Questi due strumenti sono molto più facili, e qui è dove abbiamo fallito noi come archivi istituzionali, sono molto più facili per voi da usare, non vi danno nessuna garanzia, perché sono imprese commerciali, il giorno in cui non sono più profitable per chi le gestisce, chiudono, quindi tutto quello che c'è dentro sparisce. Ho proprio quasi finito, le nuove infrastrutture per i dati sono veramente il futuro. Io qua vi ho messo alcuni workshop che abbiamo organizzato noi, progetti europei e soprattutto questo acronimo, questo ultimo FAIR. I dati sono il futuro, però vanno messi online con quella che la Royal Society chiama intelligent openness, quindi devono essere messi online in modo intelligente. Open data non significa mettere un file Excel online, significa mettere i dati che siano fair, findable, accessible, interoperable e reusable. Quindi ci sono una serie di criteri, noi stiamo organizzando dei workshop perché sono criteri che vanno imparati. Ci sono nuovi servizi, quando vi dicevo le potenzialità dell'open access, provate a guardare Unpaywall. Unpaywall è un'estensione di Firefox e di Chrome. Nel momento in cui voi state cercando un articolo e non avete accesso, vi viene fuori pay per view, paga $35 e scaricati il paper, Unpaywall va a cercare se esiste la versione open access. Quindi nel momento in cui voi depositate negli archivi istituzionali, il vostro qui si chiama porto, il nostro si chiama aperto, come dire, rendete anche un servizio alla comunità, perché chi cerca il vostro lavoro lo trova anche attraverso questo canale. Ultimissima cosa, perché come vi avevo detto bisogna abbattermi, se no io potrei parlare tutto il pomeriggio, è questa frase di Nili Kroes. Nili Kroes è stata la vicepresidente della Commissione Europea precedente, tributo, la vediamo qua, è questo, cioè nella scienza l'apertura è fondamentale,
Per cui lei dice, è chiaro che questo non significa che dobbiamo ignorare i modelli di sostenibilità, eccetera. Per cui dice, dovunque voi siate, quindi non vuol dire che dobbiamo ignorare la sostenibilità, ma non vuole neanche dire che dobbiamo continuare a fare le cose come le abbiamo fatte negli ultimi 200 anni. Quindi forse un altro mondo è possibile, ecco, possiamo anche pensarla in questo termine, in questi termini. E allora dice, ovunque voi siate, che siate ricercatori, finanziatori, editori, e qui appunto oggi c'è anche un editore illuminato, perché l'ho detto l'altra volta, non l'ho detto oggi, la prima cosa che mi ha colpito di Nitti Nicola, detta in un convegno, è stata un editore accademico non è un editore normale, deve avere altri criteri, perché è un editore di servizio. Quindi il suo fine non è il 38% di profitto come Elsevier, il suo fine è fare un servizio alla comunità accademica. E quindi, appunto, con le parole di Neely Cross, investiamo in strumenti collaborativi che ci permettano di progredire, perché, dicevamo all'inizio, Open Science e Open Access sono due strumenti, ma il fine è questo qui. Il fine è che la scienza progredisca più velocemente e che tutta la società ne tragga beneficio. E quindi rendiamo la scienza aperta. Adesso ho finito, davvero. Grazie. Passo direttamente.